La Cina deve abbinare il suo sviluppo economico a vere riforme politiche, hanno sottolineato giovedì i membri del Parlamento europeo in una nuova risoluzione. In qualità di relatore è mio compito dar voce ai sogni dei cittadini cinesi. Dal mio punto di vista semplicemente non è sufficiente che gli interessi dell'Unione Europea siano esclusivamente rivolti alla stabilità e al commercio. Il Parlamento europeo sottolinea che le libertà politiche della Cina, i diritti umani e l'integrazione sociale sono rimasti molto indietro rispetto al recente sviluppo economico del paese. I membri del Parlamento europeo hanno criticato la repressione dei gruppi religiosi. In particolare, la risoluzione cita alcuni rapporti di organizzazioni per i diritti umani in merito alle misure coercitive extralegali contro i praticanti della pratica spirituale del Falun Gong. Le misure comprendono arresti arbitrari, lavoro forzato e torture fisiche, che in diversi casi hanno portato alla morte. La risoluzione ha anche condannato la pratica degli aborti forzati nell'ambito della politica del figlio unico, così come la repressione dei difensori dei diritti umani. Questi problemi, hanno detto, dovrebbero essere messi in assoluta evidenza nelle trattative UE-Cina. Dobbiamo dare visibilità a quei cittadini cinesi che con grande coraggio e sacrificio personale lottano per i loro diritti umani e controllano il governo. La risoluzione ha inoltre sollevato una serie di questioni di sicurezza internazionale. Tra queste l'escalation di conflitti nel Mar Cinese meridionale e gli stretti legami del regime cinese con la Corea del Nord. Sul fronte commerciale, il Parlamento europeo afferma che pur apprezzando i negoziati UE-Cina su commercio e investimenti, vi è comunque la necessità di combattere i problemi di squilibrio commerciale e di contraffazione. NTD News, Europa.